Presidente, mi scusi, è appena uscito il DPCM, quali sono le novità di Natale? Ma quali sono? Come sapete stiamo sistemando tutto, ormai veramente siamo alla fine, sta uscendo il vaccino, abbiamo trovato veramente la soluzione per ritornare alla normalità, tante zone arancioni che veramente si lamentano, tante attività, tantissime partite IVA, la situazione è veramente seria, dobbiamo veramente regalare negli ultimi giorni prima di Natale, magari sistemare queste zone arancioni e farle tornare zone gialle o zone verdi addirittura, in modo che sia un'Italia veramente che riparta, perché il problema è serio, noi stiamo lavorando per voi, con questi vaccini, sapete, abbiamo ordinato 200.000 dosi, magari da gennaio cominciate veramente a farle, mancano le siringhe che arriveranno nei primi di gennaio, veramente sistemeremo tutto, ritorneremo alla normalità e butteremo anche queste mascherine, basta. Ma ci sarà un piano per i vaccini? Chi lo farà prima, chi dopo? Il piano dei vaccini è gestito dai militari, come sapete abbiamo dato a un generale il comando sia di dove distribuirle e di chi li farà prima. Li faranno prima giustamente le persone che sono a contatto col pubblico, sono questi negli ospedali, gli assistenti sanitari, quelli gli anziani nelle RSA, le forze dell'ordine. Noi altri non è che non le facciamo dopo, perché giustamente è come un buon papà che esce per comprare il regalo ai bambini, ai ragazzini, prima spende per i ragazzini e poi spende per lui, magari per lui non gli rimane niente, perciò noi li faremo per ultimi. Quindi voi politici vi sacrificherete per il popolo italiano? Ma ci siamo sempre sacrificati, ce l'hanno detto de cotte e de crude, ma noi abbiamo fatto di tutto, abbiamo trovato la soluzione, a gennaio ho cominciato a farvi i vaccini, così per il Covid-19 non serviranno più, servirà il prossimo vaccino al Covid-20, non si sa quanto durerà sto vaccino, può essere 6 mesi, 6 anni, 20 anni, non si sa, intanto fatelo, così veramente sistemate sto problema e ritorniamo alla normalità. Si è parlato anche di proprietà privata, in che cosa consiste? Ma la proprietà privata si parla, non è che è una proprietà privata, c'è tanta gente che ha 2 case, la seconda casa, la terza casa, la decima e magari non è che noi la vogliamo prendere, la prenderemo incomodata e la daremo alle persone che hanno più bisogno, l'ha detto anche il Papa, è per aiutare gli ultimi, non è che noi la vogliamo prendere, tanta gente ha tantissime case, che ci deve fare? Diamola a chi ha più bisogno, uno per tutti, tutti per uno. Avete fatto anche la lotteria degli scontrini, come mai? Ma lotteria degli scontrini, pure questa cos'è? Siccome sappiamo che la gente piace giocare all'otto, abbiamo fatto questa lotteria degli scontrini. Si paga con la carta, non si paga più con i contanti, si esce, magari spendi 100 o 200 euro, verrà restituito il 10-15%, perciò pagate con la carta, che più pagate con la carta, che dopo 2 mesi vi ritorneranno i soldi. Questa è anche una cosa per togliere di mezzo sto contante, che magari è troppi soldi nelle tasche, troppi soldi nelle case, troppi spicci magari che bucano le tasche dei pantaloni, delle giacche, non va bene, perciò carte di credito, e più posta e meno carte di credito. Nel nuovo DPCM si parla anche del Natale, le messe, l'albero di Natale, il presepe, ci dica lei. Ma pure lì dobbiamo dare, non fare assemblamento, sia con l'albero di Natale, ad esempio una palla ogni braccio di all'alberello, sia finto sia vero, non potete mettere 2 o 3 palle una sera una volta. E poi anche il presepe, non mettete tutti i pastori ammucchiati nella capanna, tanta gente, nella capanna 3, Giuseppe, Maria e il bambinello, punto. E gli re magi che verranno da fuori, famogli il tampone, tutte queste cose, le sappiamo, le abbiamo dette, già no. E basta, giustamente, e poi vediamo di fare veramente un Natale, veramente come si deve, le cene di Natale, di non ammucchiarci tutti quanti, diciamo, di stare più o meno possibile, ognuno a casa sua. Quante persone sono ammesse per il pranzo di Natale? Ma diciamo, se in una famiglia sono 7 non si può fare, 6 massimo, perché come l'abbiamo detto, 6 persone, se sono 7 ce lo devono comunicare, non può suonare nessuno, nessuna famiglia può andare dall'altro, nessun parente dal vicino, come sapete sono bloccati i comuni, sono bloccate le regioni, magari adesso negli ultimi giorni daremo la zona gialla, però anche voi cercate di fare distanziamento, non si può andare più di 6, perché come sapete anche i servizi di casalinghi sono da 6, i piatti, le posate, le uova da 6, le uova sono 6 nella scatola, le padelle, giustamente non si può fare assemblamento, perché anche voi se andate a comprare una tovaglia dal tovagliaro, gli dite me la dai una tovaglia, quello ti dice come la vuoi, da 6 o da 12, la devi comprare da 6 perché da 12 è fuori legge, o se la compri da 12 la devi tagliare in 2 perché è fuori legge, perciò tutto da 6. E se suonano i suoceri? Ma i suoceri non possono suonare perché come sapete non si può fare, magari gli altri anni si diceva non devono venire i suoceri, ma ora vengono i suoceri, sai che cosa quest'anno, quest'anno avete la scusa del DPCM, gli farete un tavolino nel pianerottolo o in cantina, allora gli andrà bene tranquillamente, perché
non si può fare. Con la scusa gli dite il DPCM, non è che non ti vogliamo noi suocero, non si può, come sapete tanti suoceri non possono vedere la nuora, la suocera non può vedere il genero, perciò nel pianerottolo in cantina. E i congiunti invece? Ma pure sta storia di congiunti, l'altra volta tantissimi congiunti, non si capiva quale congiunto era originale e quale no. Ci sarà quest'anno con 70.000 forze dell'ordine che abbiamo in campo, quando dicono andiamo, sono in congiunto, mi dai le prove del congiunto, che congiunto sei, originale o non originale? E ti devi fare la prova là, del messaggio, del telefonino, vedere se esci con lei, se la abbracci, se la baci, perché a questo punto porteremo, vogliamo le prove se sei un congiunto originale o no. Va bene, grazie Presidente, è stato gentilissimo come sempre. Perciò, per un Natale migliore, meno assemblamento, fatevi i vaccini, cercheremo di tornare alla normalità, faremo le zone gialle a giorni perché veramente non se ne può più. La gente non vuole stare in queste zone arancioni, la gente sta soffrendo, perciò per un Natale più